e non c'è il bene senza quello che esce dal male. E in questo bene preferisco per il Bore, e questo è il lavoro completo. Così ci avverte lo Zohar già 2000 anni fa, che tutto il bene si scopre soltanto dal male, altrimenti noi non lo sentiremo. Noi ci troviamo in questo mondo, non siamo coscienti che così succede, però anche in questo mondo succede così. Come noi giochiamo uno con l'altro, con i nostri ragazzi, i nostri bambini, noi facciamo molte azioni di occultamento, apposta allontaniamo la persona, le facciamo proprio una faccia seria verso il bambino, tutto per trovare la differenza fra questi aspetti, fra questa comprensione, fra le relazioni, per rafforzare la cosa buona. Noi dobbiamo utilizzare il male. Anche in relazione fra l'uomo e una donna, tutti questi giochi di questo flirt fra l'uomo e donna è tutto soltanto per ogni volta di più ingrandire l'amore fra di loro. Però noi capiamo che senza l'altra parte è impossibile da fare. Allora noi continuamente un pochino giochiamo con il male per fare il bene più evidente. Le donne sanno molto bene fare questo.